Ciao e benvenuto su Psyne, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 170esima puntata di questo podcast. Oggi parliamo di psicologia e nello specifico psicologia clinica, ma stai tranquillo perché ci sarà moltissimo spazio per la nostra cara crescita personale. Perché la base del modello di psicologia che stai per scoprire è basato sul mindset, cioè su come ti predisponi mentalmente per fare qualcosa. E lo facciamo con un collega molto molto in gamba, il dottor Flavio Cannistrà, che sta portando in Italia la terapia a seduta singola. Per cui ascoltami fino alla fine perché ci sono grandi esperienze ed opportunità di crescita personale. Oh, molto bene. Allora, come andiamo? Hai seguito la scorsa puntata dedicata alle nostre evoluzioni personali? Allora, per prima cosa voglio ringraziare tutti gli iscritti al corso 10 giorni di meditazione scientifica, che per volere del popolo si sono allungati di un'altra settimana per dare modo a tutti gli iscritti di terminare il percorso introduttivo prima dell'apertura del terzo master in meditazione avanzata, o MMA, come lo chiamiamo qui su Psynel. Ragazzi, questo è il miglior corso che abbia mai creato, per cui tenete orecchie e occhi aperti, anche perché di solito i posti a disposizione finiscono nel giro di poche ore. Bene, allora ragazzi, iniziamo. Flavio Cannistrà è un mio collega italiano che è andato a recuperare un approccio psicologico molto moderno, come sentirai dalle sue stesse parole, che si fonda sul presupposto che solitamente i clienti di un mio collega, di uno psicologo, si recano da lui per una sola seduta. Spesso per motivi di tempo, per motivi di denaro o semplicemente perché non riescono a stare in quella seduta. Avendo Psynel negli anni le persone sono arrivate un po' da tutta Italia e qualche volta mi è toccato fare terapia in una singola seduta. Attenzione, prendi per buone queste parole e ascolta tutta la puntata in modo da comprendere fino in fondo che cosa intendiamo qua per terapia a seduta singola. Perché tutte queste cose ce le spiegherà benissimo Flavio nell'intervista. La cosa che più ci interessa qui su Psynel è la potenza del mindset, ovvero delle tue convinzioni. Prima di iniziare però, lascia che faccia una piccola distinzione tra mindset e convinzione. Nel campo della crescita personale si lavora molto con le convinzioni, le si scovano, si capisce se sono funzionali o disfunzionali e ci si lavora sopra in un certo modo, cioè mettendosi lì cognitivamente e cercando di capire quali sono i riferimenti, se sono vere, se sono false, eccetera. Il mindset non è altro che un insieme di convinzioni, un sistema di convinzioni più o meno congruenti su un certo tema specifico. La traduzione ufficiale in italiano sarebbe mentalità, cioè il modo con cui affronti determinate situazioni. Quindi non si tratta solo di convincerti di qualcosa, magari ripetendotelo più volte allo specchio, ma si tratta di assumere una mentalità differente. Facciamo un esempio molto vicino a Psynel. Tutti sappiamo che meditare fa bene. Se ti metti in testa che la meditazione sia un modo per rilassarti, cosa che può essere anche vera in determinati contesti, questa idea sarà propizia per la tua pratica oppure no? Se segui Psynel da un po' di tempo, sai la risposta. La risposta è no. Se mi segui, sai che la meditazione ha come effetto collaterale il rilassamento, ma non è rilassamento. Se inizi questa pratica con il mindset di chi desidera rilassarsi, rischi non solo di non rilassarti, ma di non cavare un ragno dal buco. Se invece inizi a vedere la meditazione come un esercizio, proprio come quando vai in palestra, allora ti sarà più facile comprendere le dinamiche e evitare di arrenderti quando la meditazione non ti rilassa, o quando senti che si tratta di un piccolo sforzo quotidiano, o quando noti che per diverse settimane e a volte mesi non succede niente, non arrivi da nessuna parte.
Come vedi, non hai bisogno di credere fino al midollo che la meditazione ti farà stare bene. Ti basta sapere che le cose stanno in quel modo e provare ad assumere quel punto di vista ed iniziare attraverso le tue azioni, nel nostro esempio attraverso la meditazione, a sperimentare quel punto di vista. Quindi non si tratta di autoconvincerti di qualcosa, ma di cercare di assumere punti di vista differenti in base alle cose che fai. Ok, ma ho parlato fin troppo perché l'intervista con Flavio dura 30 minuti e lui ci racconterà per filo e per segno tutte queste distinzioni e parleremo anche della nostra cara crescita personale. Per cui ragazzi, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con l'intervista a Flavio Cannistra. Bene ragazzi, eccoci qua in compagnia di Flavio Cannistra, psicologo, psicoterapeuta e ultimamente è diventato molto noto per la terapia a seduta singola, il motivo che forse avrete sentito anche voi essere discusso insieme a Jerry Grassi. Bene, allora, grazie per aver accettato il mio invito, Flavio. Ciao Gennaro, grazie a te, grazie per il molto noto. Io ti ringrazio tra l'altro il tuo post che ha girato su Facebook, mi ha fatto davvero ridere un sacco, poi magari lo alleghiamo all'intervista. Ok. Okay. Allora, se vuoi raccontarci un pochettino chi sei, raccontarci un pochettino, descriverti un attimino agli ascoltatori. Ok, well, questo è proprio il tipo di domanda che mi mette in crisi, descrivere chi sono. Sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, veramente come tantissimi altri, ho fatto i 5 anni, ho studiato la Sapienza, poi ero molto interessato inizialmente alla psicoanalisi junghiana, mi stavo formando per diventare uno junghiano, e poi invece ho dirottato sulle terapie brevi. Ho unito i miei studi alla psicoterapia, a quelli sul business design, collaborando per 4 anni più o meno con Beeple, che è un'azienda fantastica di business design, appunto, e la prima in Italia, peraltro, che si occupa di queste cose. E poi a un certo punto ho dovuto prendere una decisione: o fai una cosa fatta bene o ne fai due fatte male. E quindi nel momento in cui loro hanno iniziato a guadagnare un sacco di soldi, io ovviamente me ne sono andato e mi sono buttato totalmente sulla psicoterapia, che è una delle professioni più inflazionate d'Italia. E da lì l'idea sempre di abbreviare come si dice, il percorso terapeutico, nel senso, non nel senso di renderlo per forza il più breve possibile, ma aiutare le persone nel tempo necessario, più brevemente necessario, possiamo dire, mi ha portato a incontrare, conoscere una serie di persone che mi hanno poi messo in contatto col mondo della terapia a seduta singola, e da lì ho detto: wow, c'è un gap di 30 anni in Italia, perché quasi nessuno ne parlava. Qualcuno sì, per fortuna, ma quasi, quasi nessuno con voci abbastanza, come dire, basse, ok? E mi sono fatto un viaggio in California, un viaggio in Australia, dove sono due dei tre centri, a mio parere, più importanti per la diffusione della terapia a seduta singola. E niente, l'abbiamo portata qui. Mi sono incontrato con Federico Piccirilli e con gli altri ragazzi del team per creare l'Italian Center for Single Session Therapy, e adesso stiamo provando a divulgarla. Abbiamo fatto il primo workshop, è andato benissimo, devo dire. E niente, stiamo camminando. Bene, bene, ottimo. Allora, sai che su Psynel qui si parla soprattutto di crescita personale, quindi questo è un po' il tema centrale. Infatti, quello che mi aveva un po' incuriosito nell'intervista di Jerry era più che il tipo di terapia, che ovviamente per noi professionisti è interessantissima, il mindset, diciamo così, questo mindset che è di base. Puoi parlarci un po' di questo? Sì, è una cosa molto curiosa. Quando noi pensiamo alla psicoterapia, noi psicologi, noi psicoterapeuti, spesso siamo affamati di tecniche. Se parli con Federico, che lui è tuttora docente per scuole di specializzazione in psicoterapia, io intanto gli chiedevo: ma che cosa sono le cose che vogliono di più gli psicologi italiani? E lui mi risponde: sono affamati di tecniche. Non tutti, certo, però la maggior parte sono affamati di tecniche.
E effettivamente questo riflette un po' anche quello che era il mio modus vivendi da psicoterapeuta e quello che ci dicono anche i dati, perché il 97% degli psicologi continuano a formarsi dopo la laurea e quindi sentono di aver bisogno di qualcosa in più. Ora, la cosa particolare che cos'è? Che in realtà la tecnica della terapia a seduta singola, essendo un approccio resource-based e strength-oriented, cioè basato sulle risorse della persona, orientato ai suoi punti di forza, è abbastanza semplice, non ci sono tecniche miracolose. In realtà, da parte mia, io non credo nell'esistenza di tecniche miracolose. La cosa più importante da imparare, più difficile, questo lo diciamo durante i workshop, è il mindset, è entrare nella mentalità giusta. Come ti diceva anche Jerry nell'intervista, molto bella peraltro, Grazie. se sei convinto che una terapia non possa durare una sola seduta, sicuramente sarà così. C'era questo aneddoto molto carino della nascita della terapia, degli studi in terapia a seduta singola. C'erano Moshe Talmon, che è lo scopritore, tra virgolette, di questo approccio, e Robert Rosenbaum, che poi avrebbe fatto parte del gruppo originale, che stavano passeggiando per una via di montagna. Talmon aveva appena scoperto un po' di dati dalla letteratura su quella che poi sarebbe diventata la terapia a seduta singola e ne parlava a Robert. E Robert, mentre passeggiavano per questo vialetto di montagna, gli fa: "Ma guarda, cambiamento in una seduta, cioè in una seduta si può ottenere qualche stimolo, qualche insight, ma un cambiamento che sia concreto, reale, di ampia portata e permanente non è possibile." A che succede? Proprio mentre finisce questa frase, fanno una curva, si trovano di fronte a una vallata dove la sera prima, fino alla sera prima, c'era una piccola montagna che durante la notte era venuta completamente giù per via di una frana. Rimangono attoniti in silenzio e Robert fa: "Ok, I'm in, sono dentro il progetto." Che qualcosa può succedere, ecco. Qualcosa può succedere. E effettivamente avere il mindset giusto, vedere le cose in un certo modo piuttosto che in un altro, cambia tutto perché, perdonami, io non credo nella legge dell'attrazione, The Secret o cose simili, ma credo, questo sì, ma non è che ci credo perché anche la scienza, la psicologia e la sociologia che ce l'hanno detto, che nel momento in cui tu orienti le tue percezioni in un certo modo, quindi il tuo modo di vedere le cose in un certo modo, i tuoi atteggiamenti e di conseguenza i tuoi comportamenti cambieranno di conseguenza. Quindi avere il mindset a seduta singola significa darsi la possibilità di pensare che in una seduta si possono ottenere cambiamenti significativi, durevoli e anche permanenti, che durevoli e permanenti è la stessa cosa, ok? Di ampia portata e permanenti, significa orientare le cose che tu vai a vedere e le cose che tu vai a fare e ancora di più le cose che la persona stessa andrà a vedere e a fare per ottenere quel risultato. Se una persona viene da noi pensando: "Io non posso cambiare una seduta perché la credenza, la costruzione che ho della psicologia, della psicoterapia, del percorso con uno psicoterapeuta è che deve durare molto tempo o che deve anche semplicemente durare un po' di tempo", sicuramente andrà in quella direzione. Nel momento in cui tu e la persona cambiate questo modo di vedere le cose, vi date semplicemente la possibilità di cambiare in una sola seduta, bene, non vuol dire che automaticamente le cose cambieranno in una seduta, diciamo 50 e 50, vuol dire che è possibile, a seconda della persona, a seconda del problema che ti sta portando, che in quella seduta si otterrà un cambiamento definitivo. Oddio, definitivo è bruttissima come parola, però penso che hai capito cosa intendo. Beh, benissimo, ma è molto molto interessante. Quindi è anche molto interessante che tu abbia citato la differenza fra quella che è la legge d'attrazione, quindi una convinzione potremmo dire psicomagica, e invece il fatto di orientare, diciamo così, i nostri schemi mentali verso un risultato, no? Quindi potremmo chiamare, non so, profezia che si autoavvera, piuttosto che come se, eccetera. Prendo al balzo la questione e ti faccio la domanda che diciamo è un po' più di rito, più vicina al podcast, ed è se hai un rapporto
con, so, anche questa sembra una battutaccia, ma con la crescita personale. Se è qua. Un buon rapporto? Sì, se hai un buon rapporto, se hai fatto qualche studio, hai frequentato qualche corso, se ti piace qualcosa in particolare della crescita personale, del self-help. Sì, curioso perché io odiavo la crescita personale, odiavo, senza ragione peraltro, per una costruzione mentale, quello che era l'ambito della crescita personale, perché la consideravo poco scientifica, fuffa, eccetera. E poi probabilmente una cosa che ho imparato dalla crescita personale è avere la mente aperta. Avere il giusto mindset. È sicuro che nel momento in cui pensi che la crescita personale non servirà a niente, non ti servirà a niente. Andrai a scartare tutto quello che ti trovi di fronte. Non posso dire di essere un divoratore di testi sulla crescita personale, né un ammiratore di una persona in particolare, ma soprattutto quest'ultimo punto, dal fatto che non riesco veramente a affezionarmi a una sola persona, a una sola corrente. Però i miei piccoli percorsetti li ho fatti e penso che il mio approccio con la crescita personale è iniziato con Anthony Robbins, ovviamente, ma in un modo un po' particolare perché il mio migliore amico Fabio, che era stato da Anthony Robbins, lui è un grande perché è partito per l'Inghilterra, ha iniziato a lavorare come lavapiatti, un anno dopo era manager e 10 anni dopo sta a Dubai a godersi la vita sempre come grande manager di una grande azienda. Anzi, adesso in verità si è licenziato e se ne sta nel sud-est asiatico a farsi 6 mesi di ricerca di se stesso, ok? Lui aveva questo biglietto gratuito per la PW, Unleash the Power Within, di Anthony Robbins, e mi disse te lo regalo, però devi venire a fartelo senza pregiudizi, senza stare lì con le braccia incrociate, altrimenti non. No, assolutamente no, non te lo do. Io ero molto curioso, molto scettico rispetto a Anthony Robbins e dissi: sì, ci sto, e ti dico di più, io mi pago ovviamente albergo e hotel e mi pago un corso di inglese per approfondirlo. Sapevo l'inglese, però mi serviva di approfondirlo un po' di più per seguire 4 giorni full time di Anthony Robbins. E ti dirò, sono uscito da lì non. Oddio, Anthony Robbins è il mio mito, come ho fatto a non averlo finora? Assolutamente no, ma con una visione diversa su cosa puoi trarre da cosa, in questo caso dalla crescita personale, per ampliare le tue conoscenze e quello che puoi fare per te. Alla fine, la crescita personale, come tutto, ha anche cose e persone che promuovono fuffa, ma ha altre cose, altre persone che invece prendono e mettono in un linguaggio più accessibile tutta una serie di cose che, peraltro, tanto per dirla, noi psicologi già sappiamo. Io non so se tu sei andato a questo evento di Robbins, ma tu per 4 giorni, io almeno da psicologo per 4 giorni dicevo: cavolo, ma io questa cosa l'ho studiata, cavolo, ma io questa cosa lo so, solo che lui era riuscito a declinarla in una forma molto pratica, pragmatica, applicativa, è veramente, veramente, veramente utile. Guarda, assolutamente sì, io sono proprio convinto che la maggior parte delle cose della crescita personale le abbiano prese dal nostro repertorio, solo che noi non siamo stati capaci di promuoverle adeguatamente. Poi puoi dire promuovere brutto nel nostro campo, però rende l'idea. Soprattutto poi ero rimasto sorpreso una volta, lo raccontavo, quando ho scoperto che Albert, no, adesso non mi torna in mente, adesso faccio una figuraccia con i nostri colleghi, Watson, quindi il primo comportamentista, era stato cacciato dall'università, per lui era un docente universitario, serissimo, rigorosissimo, ma viene cacciato dall'università perché inizia ad amoreggiare con una sua studentessa. E va un po' in rovina, quindi per riprendersi inizia a scrivere i primi libri di crescita personale e non sapevo, ma le formulazioni sul comportamentismo, così quelle più serie che arrivano fino a noi, nascono sì in laboratorio, ma vengono divulgate come libri di crescita personale, tipo come far crescere meglio tuo figlio, come quelle che oggi potremmo chiamare un po' letteratura da giornalaio. E quindi per me è stata una sorpresa scoprire che in realtà questo connubio tra divulgazione psicologica e crescita personale esiste quasi dagli albori della nascita della nostra professione.
A volte ho l'impressione che forse da un certo lato noi facciamo bene, la psicologia è una scienza, ok? Quindi noi ci vediamo ancora molto calati nei panni di scienziati. Credo che vada bene perché in realtà se leggi tanti libri divulgativi afferenti alla crescita personale, ma in generale a qualunque ambito, trovi che sono persone o di quel settore, o fuori da quel settore, ma interessate a quel settore, che hanno trovato un linguaggio più semplice per parlare di quello di cui noi parliamo con un linguaggio troppo, non troppo, anzi, utile, ma utile per noi stessi. Non so se mi spiego, ok? Quando ogni tanto mi arriva qualche paziente e mi dice ho un DAP, ho un DOC, ho un PTSD, ho un disturbo post-traumatico da stress, ho non so, un attacco di panico. Io la prima cosa che gli chiedo è cosa significa? Perché l'etichetta serve a me per parlare con te, Gennaro Romagnoli, e essere molto più veloci nel linguaggio, anziché dirti, sai, ho visto una persona che è afflitta da dei pensieri che ritornano e ritornano, e più cerca di scacciarli, più ritornano. Ti dico proprio per velocità, ho visto una persona ossessiva. Ma quando mi trovo a parlare con la persona X che viene da me, ho bisogno di capire qual è la sua realtà. Allora, la stessa cosa forse noi ce la troviamo quando utilizziamo tutta una serie di strumenti, ma li, gli strumenti conoscitivi, ma li calziamo troppo nella nostra realtà. Non riusciamo a fare un salto logico che ci permetta di dire, di fare quello che in realtà ci diciamo sempre di dover fare, parlare il linguaggio del cliente. Assolutamente, assolutamente, anzi a me piaceva questo mio professore padovano che si chiamava Ferlini, che tra l'altro è mancato da poco, era un professore di psichiatria, è mancato, aveva quasi, non dico 90 anni, ma quasi, era un professore di psichiatria che lui ci raccontava sempre che il suo boss di psichiatria, che adesso non mi ricordo il nome, quindi mi odieranno molto di più i clinici che ci stanno ascoltando. Come Benussi? Non è Benussi. Vabbè, comunque, questo professore girava per i letti di Padova ai inizi del 920-930, inizi del Novecento, e quando vedeva un nostro collega che scriveva ossessivo, gli dava uno scappellotto Grande. e gli diceva: "Scusa, ma tu dove l'hai visto ossessivo?" Ha detto: "Ma ha detto che fa delle cose ripetutamente." Ha detto: "Ma l'hai visto?" "No." "E allora che cazzo scrivi?" Ci scordiamo di una cosa che io penso che sia utile anche nell'ambito della crescita personale. Sai il concetto di costrutto? Io l'ho sentito spiegare benissimo, l'ho letto in realtà, l'ho sentito spiegare benissimo da Galimberti. Lui non l'ha detto come lo sto dicendo io, lui l'ha detto molto meglio. Però il costrutto che cos'è? Tu vedi il fenomeno A e poi conseguentemente il fenomeno B, e il costrutto è ciò che lega A a B. Faccio un esempio un po' violento, non lo so perché mi viene in mente questo. Dai un calcio a un cane, il cane la prossima volta che ti vede ti abbaia e ti ringhia, costruisci il costrutto di memoria. Ok? Nel momento in cui andiamo ad agire nella realtà, siamo guidati dai nostri costrutti. E questo vale anche nel momento in cui c'è chi li chiama costrutti, c'è chi li chiama schemi, c'è chi li chiama modelli operativi interni, c'è chi li chiama. Ok? Ma stiamo parlando sempre di un qualcosa che non c'è lì fuori. Come per dirne un'altra, l'anoressia. Non esiste l'anoressia lì fuori. L'anoressia è un nome che noi abbiamo dato a un'osservazione. Il problema è che il nome che tu dai a una cosa si carica di aggettivi, si carica di qualità. E quindi nel momento in cui tu da psicologo ti senti dire per tutti i tuoi anni di formazione che un'anoressica è un paziente altamente difficile da trattare, che è altamente difficile da cambiare, eccetera, nel momento in cui ti vedrai una persona che ha un problema di alimentazione altamente restrittivo, con un peso bassissimo, eccetera, 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 lo classificherai come anoressica, lo classificherai anche con tutti quegli aggettivi che sono collegati all'anoressica, tra cui resistente da trattare. E guarda un po', torna al mindset, quella persona sarà resistentissima da trattare. E questo anche nella crescita personale, in qualunque ambiente ti muovi, in qualunque, come possiamo dire, qualunque cosa tu devi fare, se i tuoi costrutti ti dicono che puoi fare, qui non c'è il video, ma fino a qui, fino a 10 e non 11, non 15, sicuramente
non arriverai oltre 10 o sarà molto difficile arrivare oltre 10. Tanto, scusami, poi evito tutta la logorrea. In terapia seduta singola si dice che il numero più frequente di sedute è 1, non il maggiore, è il più frequente, parliamo di moda, quindi non di maggioranza. Adesso Hoyt, Michael Hoyt, uno dei tre, così li ho citati tutti e tre, Talmon, Rosenbaum e Hoyt, che sono il capo ricerca del gruppo originale di ricerca in terapia seduta singola, adesso lui ti dice il numero più frequente di sedute in psicoterapia è zero, zero. Perché, da un lato, perché è noto che molte persone che hanno bisogno di aiuto poi non vengono in psicoterapia, ma dall'altro, molte di queste hanno bisogno di aiuto e non vengono in psicoterapia perché riescono da sole a risolvere il problema. E nel momento in cui tu chiedi a Hoyt, ma come fanno queste persone a riuscire a risolvere da solo i loro problemi? Ecco, senti un casino qua dietro, perdonami, la terza guerra mondiale. Ti risponde, ci riescono perché tu nella tua vita, tutti i giorni in realtà, ti trovi a parlare con amici, a vedere un film, a leggere un libro, a sentire un amico o un parente e a ricevere da questo uno stimolo, un insight che ti potrebbe, non sempre ovviamente, ti potrebbe aiutare a risolvere quella tua difficoltà, a superare quell'ostacolo così, senza che tu ci pensavi. Perché? Perché ti permette di far sì, di farti vedere che quel 10 in realtà ha qualcosa dietro, oltre il 10 c'è l'11, c'è il 12, e dici, cazzo, non l'avevo mai vista sotto questo aspetto. Franz Alexander parlava di esperienza emozionale correttiva, infatti lui diceva che lo scopo principale, potremmo dire, secondo la sua teorizzazione della psicoterapia, era quello di cercare di produrre questa esperienza emozionale correttiva, un'esperienza che andava a produrre, che va a produrre un'emozione capace di correggere, lui diceva nella sua teorizzazione, l'emozione originale patogena, cioè che aveva originato la patologia. Eh sì, assolutamente, iper d'accordo Flavio. Allora, per non farlo diventare troppo un podcast clinico, anche se io sono, figurati, anzi io sono appassionatissimo, temo che i miei lettori, lettori, ascoltatori, si annoino, anche se in realtà so che abbiamo un sacco di colleghi, ma soprattutto le stesse cose che sta dicendo Flavio, e tu correggimi se sbaglio, valgono in qualsiasi campo. Assolutamente. Quindi non sono una cosa di esclusivo appannaggio della psicoterapia, che appunto prima parlavamo fuori onda io e Flavio di un personaggio che conosciamo entrambi, che è Michael Japco. E adesso non so Flavio se uscirà prima l'intervista di Michael o prima la tua intervista. E quindi se uscirà prima la sua, a un certo punto Japco gli poniamo la domanda, gli chiediamo cosa ne pensi della crescita personale. E lui dice, io credo che, e ovviamente glielo diciamo mettendo le mani avanti, gli diciamo, guarda, noi sappiamo che potresti avere un'opinione negativa. Dice, no, no, dice, per me non è importante la crescita personale, dice, per me ormai è essenziale un paziente che non abbia degli strumenti, no, da portare a casa, no? Come dici tu, che la seduta è zero, no? Le sedute sono zero. Ormai, a me capita spessissimo di trovare persone che si... Adesso, questo non deve essere un inno all'autocura, perché è ovvio che anche solo una seduta, appunto, può dare tutta la direzione possibile che poi una persona, un po' come, io la vedo un po' come una lezione di chitarra, no? Vado da un maestro, il maestro mi dice esattamente come mi dovrei allenare, e poi vado a casa e mi alleno. E poi è chiaro che il maestro in quell'ora cercherà, nel nostro caso, di farci avere l'esperienza emozionale correttiva che ci invogli a proseguire nel nostro intento. Poi io faccio un po' delle distinzioni a volte, no, tra l'ipnosi che usano, non so, l'approccio strategico che è rivolto direttamente a ottenere una risposta emozionale correttiva, e invece l'ipnosi che utilizza l'ipnotista ericksoniano, che invece l'esperienza emozionale correttiva l'ha in ristrutturazione all'interno della realtà ipnotica. Quindi queste differenze qua sono, però non voglio allargare troppo il discorso e ti faccio l'ultima, penultima domanda, anzi, e ti chiedo se hai qualche, anche se ce ne hai già dati tanti in realtà, se hai qualche consiglio semplice
o di crescita personale, ma anche comunque legato al tuo lavoro che puoi raccontarci. Ok, un consiglio semplice di crescita personale. In realtà, guarda, io non sono un dispensatore di consigli, nel senso, non so cosa la gente possa imparare da me. Quindi usiamo la storia di qualcun altro, così almeno non mi addosso neanche le responsabilità. No, c'è una cosa curiosa. Questo mio amico Fabio, quando è partito per l'Inghilterra, lui non leggeva libri, lui aveva letto soltanto un libro fino a quel momento che era Le Fleur du Mal, in realtà non l'aveva neanche letto, era di Baudelaire, I Fiori del Male in francese, e lui ti svelo come lo sa, lo metteva sopra il letto di casa sua quando invitava una ragazza, perché così questa veniva. Ah, ma cazzo, ma questo è un intellettuale! Ok, Fabio, uno shift che gli ha permesso di passare da lavapiatti a manager, poi area manager, poi continuato la sua crescita, è stato il tenere la mente aperta. Ora, io lo so che magari molti, nel momento in cui sentono questa cosa, diranno: vabbè, che palle, questa cosa è la mente aperta, cioè, che vuol dire? In realtà io sono abbastanza, non so come si dice, disruptive, mi viene in mente in inglese, non credo in chi ti dice: ecco la tecnica definitiva per fare questa cosa, oppure il consiglio segreto per riuscire. Le cose sono molto piccole e molto semplici. Tenere la mente, ci potrebbero essere mille consigli che potremmo sentirci dire, no? Tenere la mente aperta e, trasformiamolo in senso operativo, farlo leggendo sempre e tanto. Cioè, oggi un libro te lo compri a 5 euro su Amazon o comunque in formato EPUB. È il modo migliore per lasciarsi influenzare e avere tutti quegli insight e darsi la autopossibilità di prodursi un'esperienza emozionale correttiva che ti permette di cambiare le cose della tua vita. Quindi, vuoi un consiglio? Leggi. Sembra il più banale, il più antico, il consiglio che mi dava mia madre quando avevo 6 anni, ma è assolutamente il più valido, considerando che la nostra penisola purtroppo difetta in quantità di lettori. Io consiglierei a tutti quanti di farlo, tanto che se vedete le persone di successo sono praticamente tutte dei divoratori di libri. Poi io dico libri, ma in realtà ci possiamo mettere anche video, podcast, eccetera. Ottimo, ottimo. Tra l'altro è lo stesso consiglio che ha dato indirettamente Jerry, dicendo di contaminarsi il più possibile, e direttamente Luca Mazzucchelli, quando lui direttamente dice di avere una conversazione con i maestri, parlando appunto di libri con cui noi possiamo parlare. E qui io direi, Quindi. allora, sai, se te lo dice Flavio Cannistra, tutti cazzi. Oltre a Flavio Cannistra te lo dicono Jerry Grassi, Luca Mazzucchelli, dai, siamo in tre, magari qualche cosa potrebbe voler dire. Dai, dai, è sicuramente uno dei consigli, è un consiglio semplice, ma allo stesso tempo appunto che va nella direzione di questo podcast, perché noi su questo podcast appunto diciamo che la crescita personale è autoconoscenza, non è un trucco, ma è il famoso conosci te stesso, detto in poche parole, per cui è perfettamente in linea con noi. Allora, io ti ringrazio. Prima di salutarti, Flavio, ti chiedo dove possiamo trovarti, se puoi darci qualche tuo riferimento. Assolutamente, allora io ho un blog che non è interessante come il tuo, che è fantastico, e si Grazie. chiama Lo Studio dello Psicologo, dove sostanzialmente cerco di declinare in maniera molto semplice tutta una serie di conoscenze di psicologia, più che altro da un punto di vista clinico, quindi parlare di ansia, ossessioni, depressione, pensieri ricorrenti, problemi di coppia anche, eccetera, in una maniera accessibile, spero di riuscirci, e soprattutto dall'ottica delle terapie brevi. E poi su Facebook mi trovate, cioè, c'è la pagina Facebook, su LinkedIn, sui social. Ok, perfetto. Poi un'ultima cosa che so che ragazzi, no, Flavio non mi paga, anzi sono io che pagherò lui, credo, per i prossimi eventi che farai per i nostri colleghi, per i prossimi eventi di terapia seduta singola. No, Sì, grazie. Ti devo pagare allora adesso. no, Il figurati. 20, è vero, il 20 e 21 maggio teniamo il corso anche a Milano, inaspettato peraltro perché pensavamo di fare soltanto più in là a Roma, invece c'è stata molta richiesta, quindi il 20 e 21 maggio lo teniamo a Milano, terapia seduta singola. Credo che questa settimana adesso apriamo le iscrizioni, questa settimana che
Oggi è 20 marzo, non so quando uscirà il podcast. Venite, pensiamo con tempo. Se avete dubbi, domande, chiedeteci, scrivete pure direttamente a me. Io sono felicissimo di rispondere sempre a tutti. Perfetto, bene, allora io ti ringrazio Flavio e spero che ci sia una prossima volta. Se qualcuno ha voglia di fare qualche domanda, magari poi te le rigiro e facciamo una prossima intervista se ti va. Perfetto, Of course, assolutamente sì, ti ringrazio. Grazie a te, Gennaro. grazie mille, grazie a Flavio Cannistrà. Ciao. Wow, bene ragazzi, allora com'è andata? Quante storie, tante storie anche di crescita personale. Bella la metafora dei due colleghi che girano, si voltano e vedono che una intera montagna è crollata a nottetempo. Una metafora perfetta per dimostrare che a volte i cambiamenti possono accadere nello schiocco di dita, che è ovviamente un po' l'aspetto, potremmo dire, di storytelling di questa avventura. Come hai sentito, Flavio ci parla del suo amico Fabio e di una storia vera di crescita personale sul blog e nel quaderno degli esercizi troverai i video che Flavio ha fatto al suo amico Fabio, per cui sentiremo dalla vera voce del protagonista la sua storia di crescita personale. Ovviamente ci tengo a dirti ancora che si tratta di un mindset e non di una teoria del cambiamento, cioè nessuno ti sta dicendo che si possono curare le persone in una seduta, ma stiamo dicendo che nel caso ci fosse una sola seduta a disposizione, bisognerebbe agire di conseguenza, cercare di immaginare ogni incontro come se fosse l'ultimo. E di tanto in tanto io lo ricordo anche ai miei clienti, dicendo tipo sappia che ogni incontro potrebbe essere l'ultimo. Qualcuno si spaventa come per dire no, 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 ma io non vorrei abbandonare la terapia. E io ripeto, no, quello che sto intendendo è che bisogna aprirsi alla possibilità che oggi possa avvenire il cambiamento definitivo. Ed ovviamente i bravi terapeuti sanno di poter fare molto, ma sanno anche di non essere degli dèi e che a volte basta predisporre il cambiamento e questo arriva, anche all'improvviso. Inoltre c'è l'aspetto dell'ultima chance con scadenza, mi piace chiamarla così. Se vuoi motivare una persona a fare qualcosa davvero bene, digli che ha una sola chance ed una sola scadenza. Lo so che può sembrarti qualcosa di assurdo, che mette agitazione e quindi diminuisce la performance, ma se fai questa richiesta ad un professionista che sa il fatto suo, cercherà di fare del suo meglio e spesso ci riuscirà. Nel post ti parlerò inoltre di quanto questa forma mentis, che potrebbe sembrarti un po' assurda, ti porta invece nel presente. È un po' come quando qualcuno ti chiede che cosa faresti oggi se fosse l'ultimo giorno della tua vita. Con chi passeresti il tempo? Se sapresti di avere 15 minuti di vita perché c'è stato un attentato e sei chiuso in un palazzo, chi chiameresti? Con chi cercheresti di comunicare le tue ultime parole? So che sono cose da fare gli scongiuri, da toccarsi, no, diremmo. Però in realtà sono domande che orientano la tua mente a cercare ciò che è davvero di valore per te. Ne abbiamo parlato tante volte ed è qualcosa di molto molto importante. Però nel momento in cui tu hai questo mindset, vedi, queste domande ti portano ad assumere un certo atteggiamento mentale. Ecco che anche le tue azioni di conseguenza si modificano. L'intervista a Flavio è stata particolarmente clinica, ma ti assicuro, se non hai trovato spunti di crescita personale, oltre a leggere il post, oltre a leggere il quaderno degli esercizi, ti invito a riascoltare l'intervista, perché in realtà è zeppa di spunti per la nostra crescita personale, anche se parla specificamente di clinica, di psicoterapia. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Oggi non vi ho ricordato di mettere mi piace su iTunes, ma penso che ormai sia scontato. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.